Salve, torno a proporvi in un video degli argomenti che ho affrontato in degli articoli del mio blog e anche in questo caso ho selezionato due articoli che mi sono sembrati in qualche maniera correlati tra loro e che hanno a che fare con la carriera di un fisico, ma in generale con un atteggiamento nei confronti della vita, nei confronti dei problemi. E appunto questi argomenti sono nell'ordine il gusto di risolvere problemi, ovvero la soddisfazione che si prova nell'affrontare problemi e nel risolverli, in termini anche di soddisfazione. E l'altro argomento che sembra apparentemente slegato sono modelli teorici nella dinamica del plasma. Sembra molto scorrelato, essendo un argomento molto specifico, molto tecnico, in verità questo si collega al primo in un particolare esempio che porterò e più avanti vi sarà chiaro. L'ultimo argomento che voglio parlare, che però non è legato a un articolo che ho scritto sul mio blog, ma è più a che fare con la mia esperienza, con la mia carriera, se vogliamo, e anche questo ha a che fare con la risoluzione di problemi, consiste nella preparazione, nella scrittura di un progetto di ricerca. Questa è una questione molto più tecnica, molto più inerente alla professione di fisico, comunque di ricercatore, però è così, sono delle considerazioni che ho fatto. Ho poca esperienza in questo campo, però quel poco che ho imparato mi sento di volerlo condividere qualora a qualcuno interessasse. Ma cominciamo con il primo, allora, l'argomento di risolvere i problemi. Allora, innanzitutto io, per mia esperienza, per quanto ho potuto vedere, non ci sono molte persone al di fuori dell'ambito accademico, comunque scientifico, che provano particolare piacere nel risolvere problemi, diciamo che a cui si illumina il volto quando gli si pone un problema. E questo forse, il motivo che può essere a causa di questo, è che a prima vista risolvere un problema può sembrare molto difficile, soprattutto se non si è confidenti, se non si ha particolare familiarità con l'argomento che si andrà a studiare e anche se non si possiede una strategia per affrontare i problemi. Quindi la gente tipicamente non si getta a capofitto nella risoluzione di problemi, soprattutto se sono di carattere teorico o astratto, ma cerca piuttosto di risolvere le questioni della propria vita quotidiana, di interesse immediato, ecco. E appunto i problemi, soprattutto quelli di matematica o fisica, quelli di carattere più accademico, quindi quelli che si affrontano per esempio ad un corso di laurea, sembrano più astratti, quindi avulsi dalla realtà, no? Da quella che è l'esperienza quotidiana e quindi sembrano di poca utilità pratica, quindi la gente si chiede anche perché mai dovrebbe impiegare del tempo per affrontare questi problemi. Però, quanto ho potuto capire dalla mia esperienza, sì, da quello che ho potuto apprendere, imparare a risolvere anche problemi di tipo più astratto, più teorico, diciamo, fornisce degli strumenti, permette appunto di sviluppare abilità che sono utili per affrontare anche problemi nel mondo reale. E questo probabilmente verrà più chiaro, nel seguito, qualora non siate già di questa opinione. Allora, innanzitutto però occorre farsi una specie di cultura, un background sull'argomento che si andrà a affrontare, sul problema che si andrà a affrontare. E quindi bisogna studiare, bisogna documentarsi. Dopodiché, una volta che uno ha cominciato a essere un po' familiare con l'argomento, deve mettersi alla prova con degli esercizi più semplici, che hanno lo scopo di verificare che uno abbia, così dire, per così dire, introiettato, abbia fatte proprie dei concetti che sono fondamentali per poter procedere oltre. E solo alla fine, dopo aver quindi appreso i principi di base, uno può affrontare problemi più complessi, veri e propri, diciamo. Ora, io farò riferimento soprattutto a problemi che riguardano la fisica o tutt'al più la matematica. Però questo vale per tutti i problemi, qualunque genere di problema. Per quanto ho potuto vedere io, esistono libri, per esempio, che trattano problemi di qualunque genere, problemi di matematica, di fisica, di probabilità e statistica, forse, qualunque cosa. E, un esempio clamoroso, abbastanza emblematico di questo è un libro che ho adorato, che si chiama Esercitazioni di Fisica Generale 1, del ex professore di fisica dell'Università di Pisa, Luigi Picasso, e come il nome suggerisce, evidentemente c'era anche un volume 2, che però io non ho acquistato. In questo libro, in questo eserciziario, diciamo, vengono affrontati i problemi di cinematica, dinamica, gravitazione, dinamica del corpo rigido, quindi meccanica razionale, diciamo,
e termodinamica, quindi praticamente copre tutto il programma di fisica 1 del primo anno, quindi fisica 1 e 2 se vogliamo, primo e secondo semestre. E l'approccio che segue è proprio quello, cioè di affrontare i problemi in maniera in ordine crescente di difficoltà. Vengono fornite prima delle basi fondamentali, dei richiami di teoria per le varie sezioni, dopodiché ci sono degli esercizi più semplici e solo alla fine ci sono dei problemi veri e propri che sono molto più difficili. A questo punto, anche se uno fosse armato di tutta la buona volontà, uno potrebbe chiedersi comunque perché una persona dovrebbe affrontare così l'impresa di risolvere problemi che sono oltretutto problemi inventati, che non hanno apparentemente così riscontro nella vita quotidiana. Innanzitutto, la prima considerazione che mi sento di fare è che questo atteggiamento predispone anche meglio a affrontare i problemi reali. Infatti, diciamo che quando si affronta un problema nuovo è necessario in tutti i casi adottare e applicare delle semplificazioni. Questo serve per capire qual è il core, qual è l'argomento principale, la questione principale del problema, per poi poter eventualmente aggiungere le complicazioni, ma a quel punto uno ha già elaborato magari una strategia, si è già fatto un'idea. Infatti, in fisica questo viene fatto regolarmente, quindi bisogna applicare delle semplificazioni necessarie e poi le complicazioni o, per così dire, miglioramenti del modello si possono sempre operare in seguito. Inoltre, questo è un argomento più di carattere generale, risolvere problemi di qualunque genere predispone anche di più il cervello ad essere attivo e sveglio, no? Quindi mantiene il cervello in forma. So che esistono, per esempio, periodici di enigmistica, settimana enigmistica, per esempio, che offre problemi di vario genere, anche di difficoltà diversa. Non esiste un analogo per la fisica o per la matematica, che io sappia. E quindi, secondo me, dal mio punto di vista, imparare a risolvere problemi di fisica e matematica può essere più utile e anche più soddisfacente. Sì, è anche più interessante, se vogliamo, perché uno impara qualcosa di utile, tutto sommato, cioè qualcosa che ha a che fare anche col mondo reale. Poi c'è un aspetto che questo però è forse più peculiare di fisici o scienziati in generale, e cioè che risolvere problemi dà una certa soddisfazione intellettuale, quindi un gusto personale, una specie di entusiasmo che viene generato quando uno finalmente riesce a risolvere un problema su cui magari pensava da molto tempo, no? E questa cosa del fatto che i fisici hanno anche questo come propria soddisfazione, come proprio così, aspetto del proprio carattere, l'avevo accennato già nel libro, nel video su cosa significa essere un fisico, anche se lì non avevo approfondito molto a questo aspetto. Questo vale però anche per i matematici, e per i matematici forse questo si applica più alla dimostrazione di teoremi. E quindi in generale vale per tutti quelli a cui piacciono le sfide, soprattutto se sono sfide impegnative. Ora, problemi di difficoltà modesta possono dare soddisfazioni proporzionatamente modeste, quindi possono tutt'al più cambiarci la giornata, migliorarci l'umore. Invece, risolvere problemi di gran lunga più impegnativi, addirittura sfide del millennio, per esempio, i vari i famosi problemi del millennio, possono fornire addirittura onori, gloria mondiale e anche premi prestigiosi, prestigiosi anche in termini di denaro, cospicui. E l'esempio sono, per esempio, gli esempi più eclatanti che mi vengono in mente, Andrew Wiles, che ha dimostrato l'ultimo teorema di Fermat, o Gregory Perelman, che ha dimostrato la congettura di Poincaré. Questi sono due problemi vecchi di secoli o addirittura forse di millenni. E quindi la loro risoluzione ha portato a grandissima fama a questi due personaggi. Ora, non tutti ovviamente possono ambire a questi livelli, però questo per darvi l'idea, no? Ora, questo è un argomento su cui mi collegherò per l'argomento successivo, ovvero la semplificazione dei problemi in fisica e il progressivo improvement dei modelli, cioè il miglioramento dei modelli per aumentare l'accordo, quindi il riscontro con la realtà. In fisica si fa sempre questo, si parte da un modello più semplificato e poi gradatamente si introducono nuovi effetti al fine di renderlo il più realistico possibile. L'esempio che mi va di fare è il seguente. Allora, immaginate di voler affrontare lo studio di un problema complesso, come
come è lo scattering, quindi la collisione tra due elettroni in elettrodinamica quantistica, che è la teoria di campo delle forze elettromagnetiche, delle interazioni elettromagnetiche. Ora, se partissimo già da questo punto, quindi dall'elettrodinamica quantistica, sarebbe molto complesso e non occorre che vi spieghi in cosa consiste il calcolo di uno scattering di particelle in elettrodinamica quantistica. È un calcolo complicato. Però possiamo procedere per gradi, quindi immaginiamo di partire dalla meccanica classica e considerare due elettroni come due particelle rigide, corpi rigidi che urtano elasticamente, in meccanica classica, quindi non relativistica, non quantistica. E questo è un problema che si risolve abbastanza semplicemente. Un passo successivo potrebbe essere introdurre, per esempio, l'effetto del potenziale coulombiano, quindi le particelle sono cariche, quindi non possono urtarsi. Come dire, in modo rigido, ma devono essere deflesse, c'è cioè un potenziale che le deflette. Qui si introduce un po' più di complicazione, però siamo ancora nel campo classico. L'introduzione degli effetti relativistici, quindi della dinamica relativistica, complica un pochino la formulazione, ma non di tanto, ecco, non qualitativamente quantomeno. Le cose interessanti vengono fuori quando si passa alla meccanica quantistica, perché a quel punto le particelle devono essere descritte non più come punti materiali, ma come onde, distribuzioni di probabilità, e quindi lo scattering, l'urto, assume un significato diverso. Questa è una cosa importante. E infine, nella meccanica quantistica relativistica, mettiamo tutto insieme e abbiamo la elettrodinamica quantistica, quindi le particelle sono descritte da campi, lo scattering è descritto dalla matrice S di scattering, e l'interazione è descritta dall'elettrodinamica quantistica. Quindi al crescere della complessità del modello cresce anche la difficoltà dei calcoli, concettualmente diventa più complicato, ma aumenta anche come dire, l'accordo con la realtà, la realisticità, se vogliamo dire, il realismo del modello. E anche crescono, aumentano le competenze, il background di conoscenze teoriche che sono necessarie per affrontare il problema. Però il premio che si ha alla fine è appunto una descrizione più realistica della realtà. Ora, e qui diciamo così, si conclude la parte positiva del perché è importante o quantomeno per me è interessante risolvere problemi. Però quello che uno scopre nel procedere nella propria carriera accademica è che nella carriera di un fisico, diciamo che imparare a risolvere problemi non è più, da un certo punto di vista, da un certo punto in poi, quantomeno il prerequisito fondamentale, la dote fondamentale. Altre abilità diventano più importanti, per esempio se uno deve lavorare in un team, deve saper collaborare, condividere le idee e insomma lavorare in un team, in un gruppo. Oppure quella di poter scrivere codici o programmi per il computer per poter fare calcolo numerico, qualcosa che di solito non si apprende in un corso di laurea in fisica, è qualcosa che uno impara da autodidatta e diventa di importanza notevole, ecco. E quindi cosa resta dei problemi che uno ha imparato a risolvere con tanto sacrificio durante gli anni di università? Secondo me quello che rimane è una sorta di background di conoscenze o di esperienze, se vogliamo così, sì, diciamo di conoscenze acquisite che uno ha acquisito da sé imparando a risolvere questi problemi e quindi a quel punto uno può attingere a questa sorta di database di conoscenze. Qualora ne venga, ne sia, ne, qualora sia necessario. E l'abilità a quel punto del fisico consiste nel riuscire a individuare, a riconoscere in un problema che stai risolvendo, quindi un problema pratico, per esempio integrare un'equazione o qualunque cosa, sviluppare un modello, ebbene riconoscere in questo problema un'analogia con un problema che hai risolto già anni prima, in un contesto completamente diverso, magari in preparazione per un esame, e a quel punto può applicare le conoscenze che già possiede per risolvere questo nuovo problema. E quindi questo è, secondo me, quello che resta, ma imparare a risolvere problemi, secondo me, anche al di là della carriera, diciamo, di un fisico, di ricercatore, è utile in tutti i casi, proprio per le ragioni che vi ho già detto. Inoltre, questa è l'ultima considerazione che mi sento di fare, è che imparare a risolvere problemi, oppure diciamo così, impegnarsi nel risolvere problemi, permette di imparare di un argomento più di quanto uno riuscirebbe a fare studiando sui libri. Infatti,
quello che si dice in gergo comune, diciamo, come modo di dire, la pratica vale più della grammatica. Oppure, quando uno impara a giocare un nuovo gioco, per esempio gioco da tavolo, impara le regole più facilmente giocandolo, facendo delle partite, per esempio di prova, impara più così con la pratica che con la teoria. E questo è importante, soprattutto è fondamentale per quando uno deve padroneggiare un certo argomento e quindi non è sufficiente conoscere la teoria, quindi le basi teoriche, ma deve anche saperci lavorare. A quel punto risolvere problemi e saper applicare queste conoscenze diventa di fondamentale importanza. Quindi ora passeremo al secondo argomento che, come vedrete, è leggermente collegato a questo. E veniamo adesso a un secondo argomento che è apparentemente molto scorrelato dal primo, non sembra avere a che fare direttamente con la risoluzione di problemi, ma invece c'entra, diciamo, con un particolare esempio che ho fatto in precedenza e appena ne parlerò lo capirete. Innanzitutto si tratta di modelli teorici della dinamica del plasma, quindi si entra più in quello che è il mio campo di studi, il mio campo di applicazioni, quello per cui, diciamo, ho studiato e su cui sto lavorando. Innanzitutto non voglio fare una descrizione teorica di quella che è la fisica del plasma, però cioè, vi voglio comunicare questo fatto, cioè che descrivere la dinamica del plasma è molto complicata per varie ragioni, in particolare per il fatto che in qualunque processo nel plasma sono coinvolti fenomeni diversi, molti fenomeni. Il plasma è molto ricco diciamo, di processi fisici, diciamo così, quindi molti fenomeni sono coinvolti contemporaneamente e oltretutto sono caratterizzati da lunghezze e tempi caratteristici molto diversi, cioè che possono coprire diversi ordini di grandezza e quindi un modello che descriva adeguatamente tutti i fenomeni, tutti i tempi scala e tutte le lunghezze non esiste. Esistono solo modelli ridotti che trattano adeguatamente solo diversi regimi, ecco. E tipicamente per affrontare questi i problemi che si possono presentare, tutti i vari fenomeni, in modo adeguato vengono introdotti modelli semplificati, quindi appunto adatti alle varie circostanze. E questi modelli hanno lo scopo, diciamo, di creare un compromesso, diciamo, tra avere una descrizione quanto più precisa del fenomeno, quindi quanto più vicina all'esperienza, quindi agli esperimenti, ma che possa essere trattata numericamente, quindi tramite simulazioni numeriche, in un tempo ragionevole. E questo perché la maggior parte degli studi in fisica del plasma richiede, per via della sua complessità intrinseca, delle simulazioni numeriche, quindi con codici numerici, e vista la complessità del problema, spesso queste simulazioni possono essere molto dispendiose in termini di tempo di calcolo. E adesso viene il punto che si collega all'esempio precedente. Nella prima parte ho parlato di semplificazione dei modelli, che è un modo molto comunemente usato appunto per affrontare problemi, risolvere problemi. Nella fisica del plasma si può procedere in questo modo: si può partire da un approccio più fondamentale, quindi per principi primi, diciamo la descrizione fisica più semplice, ma anche più realistica, e poi si introducono complicazioni o comunque manipolazioni su questa interpretazione fondamentale al fine di semplificare la trattazione, ecco così, della fisica. Allora, per quanto riguarda il plasma, l'approccio più fondamentale prevede la trattazione di singola particella. Il plasma è fatto da un gran numero di particelle che sono cariche libere e che interagiscono tramite campi elettromagnetici. Quindi la trattazione più immediata e anche più realistica, più aderente alla realtà, consiste nell'evolvere temporalmente insomma, posizione e impulso o velocità delle particelle e evolvere di conseguenza anche i campi elettromagnetici. Questo è l'approccio appunto di singola particella, però è proibitivo dal punto di vista del tempo di calcolo se volessimo considerare un volume realistico, macroscopico di plasma che conterrebbe un numero di Avogadro o comunque molte moli di particelle, il numero di Avogadro è 6 per 10 alla 23, quindi diciamo stiamo parlando di milioni di miliardi, quindi sono centinaia di migliaia di miliardi, quindi sono comunque cifre molto grandi per qualunque, no, che sto dicendo? Sono miliardi di miliardi, quindi sono numeri veramente inimmaginabili, quindi qualunque supercomputer, qualunque risorsa di calcolo impiegherebbe mesi o anni per integrare anche solo forse qualche miliardo di particelle, quindi sono tempi
decisamente proibitivi. Allora si può operare una prima semplificazione che consiste nel sostituire la descrizione di singola particella con una descrizione statistica, il che significa che l'ensemble, quindi l'insieme delle particelle, viene sostituito da una funzione di distribuzione, che è una funzione che descrive quindi lo stato del sistema nello spazio fisico reale e nello spazio delle velocità. Quindi questa è una funzione nello spazio delle configurazioni o nello spazio delle fasi che racchiude in sé tutta l'informazione sul sistema. E questo è analogo più o meno a quello che è, al ruolo che ha la funzione d'onda in meccanica quantistica, che quindi ha anche lì un significato statistico probabilistico. Lo svantaggio è il fatto di avere un numero di gradi di libertà maggiore, perché hai, oltre ai gradi di libertà fisici, hai anche le velocità. Oltretutto, questo non risolve il problema dei tempi scala caratteristici. Uno deve sempre e comunque tenere conto di lunghezze caratteristiche e tempi scala molto diversi. E l'evoluzione della funzione di distribuzione è determinata dall'equazione cinetica. Quindi, ulteriore semplificazione consiste nel usare l'approccio fluido. I modelli fluidi si ottengono calcolando i momenti dell'equazione cinetica. I momenti sono integrali sulla velocità, siccome la funzione di distribuzione dipende anche dalle velocità, che sono variabili non osservabili, noi non possiamo vedere la velocità delle singole particelle, possiamo pensare di integrare sulle velocità, moltiplicando opportunamente per certe potenze della velocità per ottenere momenti di ordine successivo, si dice di ordine più alto, e quindi si ottengono equazioni per l'evoluzione, per esempio, della densità, della velocità fluida, velocità media, dell'energia, del flusso di calore e così via. E questo è al vantaggio di fornire una descrizione più intuitiva del sistema, perché evolve quantità macroscopiche che noi possiamo osservare direttamente, e oltretutto riduce il peso computazionale, perché risolvere equazioni fluide è molto più semplice che risolvere un'equazione cinetica, e oltretutto abbiamo trascurato molti fenomeni che avvengono su lunghezze scala molto piccole o su tempi molto brevi. Quindi questo fornisce una descrizione più semplificata al prezzo di aver, come dire, perso molta informazione sul sistema. Inoltre ci sarebbe un'altra possibilità, che è quella di operare ulteriori semplificazioni su questo sistema di equazioni, e in certi casi particolari addirittura si possono risolvere analiticamente. E quando questo è possibile, otteniamo delle formule che sono quello che ogni fisico sogna, quello di poter trovare una formula e non dover sempre ricorrere a simulazioni o calcoli numerici, però questi sono casi rari. Adesso vediamo come alcuni di questi approcci sono implementati appunto numericamente, quindi nelle simulazioni. Allora, per l'approccio di singola particella, la cosa che più si avvicina e che ha ancora senso effettuare è il metodo particle in cell, o significa particelle in una cella, e viene anche detto PIC dalla sigla del nome. Questo consiste nel sostituire le singole particelle, che sarebbero un numero esagerato, no? Moli, quindi un numero di Avogadro, con macroparticelle, quindi cluster, gruppi di particelle, che appunto tengono conto di, in un certo senso, proprietà mediate su un certo numero di particelle. Queste macroparticelle vengono fatte evolvere nel tempo, e i campi elettromagnetici che determinano il loro moto e che vengono anche generati da queste particelle si calcolano in base alla distribuzione di queste particelle all'interno di piccoli volumi di spazio che sono celle. Quindi si discretizza il volume di spazio in celle, e i campi elettromagnetici vengono calcolati nei nodi di questa griglia tridimensionale. E quindi questo semplifica il calcolo, però è ancora abbastanza dispendioso in termini di tempo di computazione. Per l'approccio cinetico prevede di evolvere la funzione di distribuzione, appunto che descrive il sistema nello spazio reale e nello spazio delle velocità. Questo ha il vantaggio di non dover considerare un numero molto grande di particelle, però non ci, diciamo, non ci salva dal problema di dover trattare tempi scala e lunghezze caratteristiche diverse, perché comunque fenomeni che avvengono su tempi scala e lunghezze caratteristiche diverse possono
confluire possono essere tutti ugualmente importanti per la dinamica del sistema. E quindi anche qui effettuare simulazioni cinetiche può richiedere molte ore, addirittura mesi, nel peggiore dei casi. Infine, l'approccio fluido consiste semplicemente nel risolvere un sistema di equazioni fluide, quindi sono semplicemente equazioni alle derivate parziali che descrivono appunto l'evoluzione di quantità macroscopiche, e per questo esistono sistemi più o meno collaudati, per esempio metodi delle differenze finite o metodi spettrali, adesso non mi va di entrare nei dettagli, comunque, e questi sono molto più semplici da effettuare, non richiedono, nel migliore dei casi non richiedono neppure ore di calcolo, sono molto semplici. E forniscono anche una descrizione più intuitiva della dinamica del sistema, però appunto al prezzo di aver sacrificato molti dei dettagli della descrizione della fisica, quindi molti processi probabilmente sono stati esclusi da questo calcolo. Quindi come si può ovviare a questi problemi? Esistono un paio di approcci di cui voglio parlare, ma solo a livello cioè, diciamo, superficiale, che sono stati introdotti per così dire, fornire un compromesso tra la descrizione più fondamentale possibile è quella più semplificata e quindi più agevole da implementare. Il primo consiste nell'approccio girocinetico, che è come dire, un improvement dell'approccio cinetico. Consiste sostanzialmente nel mediare le varie quantità che entrano in gioco appunto sul moto di girazione delle particelle, cioè il moto di rotazione delle particelle cariche intorno alle linee di campo magnetico con la frequenza di ciclotrone e con un raggio di Larmor, quindi sono moto a spirale, no? Questo avviene su tempi molto brevi, la frequenza di ciclotrone è molto alta tipicamente, e quindi mediando su questo moto di rotazione uno può risparmiarsi di trattare fenomeni che avvengono su tempi molto brevi, però questo permette ancora di considerare, tenere in conto di effetti su piccole lunghezze scala, perché comunque come dire, le lunghezze scala dell'ordine del raggio di Larmor vengono conservate. E quindi questo, per esempio, viene usato per trattare il problema della turbolenza che può avere lunghezze scala di quest'ordine. In un secondo step ulteriore si può passare al modello girofluido. Come potete capire dalla stonanza tra i nomi, anche qui ha a che fare con media, quindi un'operazione di media sul moto di girazione, però questa volta coinvolge equazioni fluide. Come si fa? Allora, per ottenere le equazioni girofluide uno deve calcolare i momenti dell'equazione girocinetica, così come per le equazioni fluide uno fa la stessa cosa per l'equazione cinetica. Quindi ottiene una descrizione in termini di quantità macroscopiche, dove però ha tenuto conto degli effetti su piccole lunghezze scala tramite la media dei campi o delle quantità, appunto, sul moto di girazione. Il problema è che questi campi, che a questo punto entrano in gioco, per esempio pensate al campo elettrostatico o al campo magnetico, non sono più il valore del campo in una determinata posizione, ma sono in valore medio. E quindi, in un certo senso, non hanno più un valore locale, ma non un valore non locale, non so come dirlo in altre parole. E questo perché l'operazione di media sul moto di girazione introduce degli operatori che sono operatori differenziali, tipo gradienti, però con potenze più elevate, non sono semplici gradienti, sono funzioni non lineari, diciamo dei gradienti, quindi sono qualcosa di complicato, adesso non mi permetto di entrare troppo. Quello che così si cerca di fare con questo approccio girofluido è di includere alcuni dei fenomeni che possono essere rilevanti per lunghezze scala piccole in un sistema fluido che quindi permetta di avere una interpretazione più intuitiva di quello che succede. A questo punto, quello che uno deve valutare è qual è il giusto compromesso tra una descrizione molto fedele della realtà, ma molto dispendiosa, molto pesante dal punto di vista del calcolo numerico, oppure una descrizione molto più intuitiva e semplificata, ma che è molto più semplice da implementare e anche da comprendere, no? Quindi questo sta al fisico di volta in volta e la risposta non è univoca, ovviamente, dipende dalle situazioni. Volevo lasciare solo tre riferimenti, a dire il vero, per le ultime due teorie che ho proposto, cioè che ho accennato, che sono quindi
La girocinetica e la girofluida sono tesi di dottorato. Uno è Nonlinear Girokinetic Tokamak Physics da Hélène Brizard, è una tesi di riferimento, è molto ben fatta, anche se molto difficile dal punto di vista matematico. Poi c'è Gyrofluid Models of Plasma Turbulence by William Dorland, anche questo si focalizza soprattutto sull'applicazione allo studio della turbolenza. E infine Gyrofluid Theory and Simulations of Electromagnetic Turbulence and Transport in Tokamak Plasmas di Philip Snyder. Questa tesi affronta anche il trasporto, quindi come il calcolo della turbolenza, quindi gli effetti della turbolenza influenzano il trasporto. E lascerò come dire, i titoli, non collegamenti diretti ai testi delle tesi, ma quantomeno i titoli di queste tesi nella descrizione del video, così che possiate cercarle. Quindi adesso passiamo all'ultimo argomento che a quanto pare ha poco o nulla a che fare con i primi due, ma che mi sento di condividere comunque. Bene, veniamo adesso all'ultimo argomento che in un certo senso, ora che ci penso, ha qualcosa a che fare con la risoluzione di problemi, perché ha più a che fare con una questione pratica, questa volta non tanto teorica quanto più pratica, diciamo, appunto nel procedere nel proprio lavoro, in particolare nel lavoro di ricercatore. Questo consiste nel problema di come preparare o scrivere un progetto di ricerca. Questo è una questione a cui, diciamo, per chi decide di intraprendere questa carriera non viene presentata subito come una vera questione, un vero problema, però lo è, infatti, come uno ha modo di verificare, nel momento in cui appunto entra in questo ambiente. Innanzitutto, non tutti i soldi, diciamo, non tutti i fondi che pagano lo stipendio di un ricercatore vengono da progetti che lui stesso ha proposto, no? Cioè, se uno viene assunto da un istituto di ricerca, da un'università, si prevede, si suppone che segua un programma di ricerca che è già stato, come dire, imposto, come è già stato approvato, e tipicamente sono filoni di ricerca ben avviati, dall'utilità, dell'interesse ben comprovato, diciamo, e che quindi ricevono finanziamenti sicuri, che si inseriscono magari in programmi internazionali, quindi sono molto ben, hanno una solida base, per intenderci. E quindi per un nuovo ricercatore c'è sicuramente una parte del proprio lavoro consiste nel seguire questi programmi, che è il motivo per cui viene assunto, però se questo ricercatore, se questo PhD o postdoc, quello che è, dopo un po' di tempo, si accorge che ci sono degli argomenti, dei filoni di ricerca che potrebbero essere approfonditi oppure affrontati in modo diverso e se ne presenta l'occasione, può proporre un progetto di ricerca. E questo si verifica, questa occasione si verifica quando vengono indetti dei bandi. Sono bandi pubblici, alcuni vengono indetti periodicamente, per esempio ogni anno, per esempio possono essere bandi nazionali indetti da, non so, il Ministero dell'Istruzione o qualche altro ente dedicato alla ricerca, oppure internazionali, in quel caso magari vengono banditi, vengono appunto proposti quando si verifica la possibilità economica. E quando viene bandito ufficialmente, diciamo quando il bando viene annunciato, viene anche pubblicata tutta la documentazione sui siti ufficiali e di solito gli istituti di ricerca e l'università conoscono questa procedura, diciamo, e quindi monitorano, controllano periodicamente questi siti per poter essere in prima linea qualora ci sia un bando per cui fare domanda. E quando appunto questo viene anche pubblicata appunto la documentazione in cui si specificano le condizioni per cui è possibile fare domanda. Ora io parlo per la mia limitata esperienza, io ho 3 anni di esperienza nella ricerca vera e propria, diciamo così, da postdoc, e quindi in questi 3 anni sono stato coinvolto in progetti da parte di altri e ho provato anch'io a sottoporre dei progetti miei. E ho seguito delle procedure, ovviamente procedure che mi venivano suggerite, non avendo io esperienza nel campo. Per grandi progetti probabilmente è possibile proporre, quindi fare domanda, anche al di fuori di questi bandi pubblici periodici o così, come dire, non regolari a volte, però evidentemente ci sono delle procedure diverse, quindi io parlerò di quello che conosco.
Quindi assumendo a questo punto di aver letto la documentazione e di avere i prerequisiti per poter fare domanda, prerequisiti possono essere per esempio essere affiliato a un'istituzione, un centro di ricerca, un'università, essere residente, cittadino in quello stato in cui si lavora oppure al contrario non esserlo, in certi casi è proprio questa la condizione, criteri di età a volte, e in quel caso allora in ogni caso, preparare un progetto di ricerca è un lavoro molto difficile, molto impegnativo e sottrae molte ore, a volte giorni o settimane, al lavoro di un ricercatore. Mi verrebbe da dire che sottrae alla ricerca, però non è vero perché anche questo in certo senso è ricerca, no? Fa parte del proprio lavoro e oltretutto è ricerca di denaro, ricerca di fondi. Quindi non è ricerca scientifica, è ricerca di fondi. A questo punto, per poter anche solo pensare di fare domanda, bisogna avere in mente un'idea per un progetto di ricerca, appunto, che sia in qualche maniera interessante, debba essere interessante, accattivante e che si debba inserire in qualche modo all'interno di un filone di ricerca già preesistente. Questo per avere più chance di successo. Non ha molto senso proporre un argomento di ricerca completamente nuovo e senza garanzie di successo, perché è molto improbabile che venga approvato. A questo punto bisogna anche preparare un piano su come affrontare la ricerca, quindi questo progetto. Questo significa più conoscere, più o meno proporre dei metodi, degli strumenti da utilizzare, che siano teorici o sperimentali, eventualmente proporre degli esperimenti da compiere su dei dispositivi o nei centri di ricerca, o dei codici numerici che si possono utilizzare per fare simulazioni. Bisogna essere competenti, quantomeno ben informati, sullo stato attuale della ricerca in quel campo, quindi è consigliabile avere un po' di anni di esperienza, per esempio, avere magari qualche pubblicazione, anche se non da primo autore, non ha importanza, l'importante è essere nel campo ormai da un po' di tempo. Questo perché insieme alla documentazione, al progetto, viene richiesto di sottomettere anche il curriculum. E quindi se uno ha esperienza nel campo lo può dedurre dal curriculum. E oltretutto avere esperienza nel campo serve anche a evitare di compiere studi che sono già stati fatti, perché in quel caso verrebbe visto come un doppione, come una ripetizione e quindi non verrebbe valutato positivamente. A quel punto bisogna pensare a un team di colleghi, di ricercatori che costituiscano appunto il gruppo di ricerca. E io penso che la scelta migliore venga fatta tra i propri colleghi, quindi sono persone che uno conosce meglio, di cui uno conosce le skill, le abilità, il background di conoscenze, appunto, e sa anche quale compito è più adeguato a loro. Per esempio, se una persona è forte teorico, gli si può affidare lo sviluppo di modelli, appunto il compito teorico. Se è un bravo programmatore, gli si può affidare il compito di sviluppare un codice oppure perfezionare un codice. Se uno più nell'ambiente sperimentale può progettare esperimenti o analizzare dati, per esempio. In base alle proprie competenze si assegna un incarico. E poi bisogna assegnare un carico di lavoro, quindi una frazione del tempo che questa persona dovrà investire nel progetto. E il carico di lavoro viene espresso nell'unità di Person Per Year o PPY. E con la definizione che un person per year equivale al fatto che tale persona lavorerà su questo obiettivo esclusivamente, quindi tutto il suo impiego sarà dedicato a questo. Questo non avviene mai a meno che una persona non venga assunta per questo progetto specifico, allora dovrà fare solo quello, ma di solito un ricercatore si occupa di più progetti e la condizione di solito è che la somma di tutti i suoi PPY sparsi per tutti i progetti non sia maggiore di 1, no? Perché la frazione, come dire, 1 equivale a dire che è una singola persona, più di una singola persona non può fare, sarebbe super lavoro. Capita a volte che uno abbia più di un PPY, in quel caso non so come si faccia a giustificarlo, però capita anche questo. A questo punto viene il punto più critico, che è la parte finanziaria. Un progetto costa soldi, quindi uno deve chiedere finanziamenti, ma deve anche avere un'idea di come investirà questi soldi, di come li spenderà, quanti soldi saranno necessari e come ripartirli tra le varie voci della spesa. Questo è più difficile da fare se uno è nuovo nell'ambiente e quindi, per esempio, si deve imparare che
qual è un budget ragionevole, non deve essere né troppo basso né troppo alto, perché se è troppo basso significa che il progetto non è granché promettente in termini di risultati o comunque di impegno richiesto. Se è troppo alto, uno rischia di essere troppo esoso, chiedere troppi soldi rispetto a quelli che servono davvero. E poi come ripartire questi soldi nelle varie voci di spesa significa, per esempio, quanti soldi vanno dedicati a viaggi per lavoro, per esempio trasferte, visite a altri istituti, campagne sperimentali condotte da altre parti, acquisto di strumenti, per esempio nel caso di esperimenti, oppure licenze per software, software commerciali e così via. Tutto questo insieme, anche nel caso venisse proposto un progetto eccezionale, diciamo, non è garanzia di successo, e questo perché di solito i bandi prevedono che ci sia una grande affluenza, c'è tanta partecipazione, e in base alla qualità o vari criteri che vengono valutati, il progetto può essere messo in posizioni in classifica più o meno alte. Conta anche il prestigio dell'istituto, quindi se l'istituto presso cui uno lavora è prestigioso, quindi ha avuto un rate di successo nel proporre, diciamo, approvare progetti molto buono, allora avrà più chance di ottenere, insomma, di avere l'approvazione. Io, mio punto personale, io ho sempre applicato, ho fatto domanda per progetti che sono detti junior, quindi sono dedicati a ricercatori sotto i 35 anni. In teoria questi hanno un rate di successo maggiore, però per una ragione o per l'altra i due progetti che ho applicato, per cui ho fatto domanda in precedenza, sono stati rifiutati, e a volte per questioni tecniche, a volte per questioni relative alla parte finanziaria, vabbè. Quest'anno sarà la terza volta che farò domanda, quindi se Dio vuole, forse avrò successo, si dice che non c'è due senza tre, quindi. Comunque questo era solo per darvi un'informazione più pratica, penso che questo possa essere interessante. Per chi vuole fare ricercatore e non è mai stato introdotto a questo argomento, sappia che c'è anche questa parte del lavoro, e prima o poi verrà chiesto a un ricercatore, anche giovane, di fare domanda per progetti di ricerca, quindi è bene sapere con che cosa si ha a che fare. E questo è tutto, quindi per ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo virus.